primo segnale che una condotta subita non va bene è diversamente da quello che a volte si dice. Lo schiaffo è il primo momento in cui ci si rende conto di poter essere persone offese di violenza, è invece la modalità relazionale, il comportamento, perché prima dell'aggressione fisica ci sono aggressioni psicologiche che possono anche partire da segnali apparentemente poco significativi, che però poi evolvono in una progressione che purtroppo poi tocca le punte dell'aggressione fisica anche estrema. E quindi è assolutamente importante concentrare l'attenzione su tutti quegli aspetti che prima, quando c'era meno sensibilità e meno attenzione a questi problemi, potevano essere anche solo considerati sintomi di cattivo carattere. Non è cattivo carattere, sono a tutti gli effetti comportamenti illeciti che hanno anche una valenza di rilevanza penale, ma che prima ancora di essere riconosciuti come reati devono essere riconosciuti come assolutamente contrari al vivere civile. E quindi fare molta attenzione anche alle violenze psicologiche, non soltanto a quelle fisiche. Quando poi si manifestano quelle fisiche è evidente che il problema è già molto grave e che quindi l'intervento deve essere di rifiuto radicale di una relazione che sia fondata su queste manifestazioni di condivisione con l'altro.